Viva le donne. Ragazzi, ho scritto TikTok su Google Chrome, guardate cosa cazzo mi è uscito. Mi fa riderissimo, non so manco perché. Perché a te se ti tolgono TikTok, Instagram o Twitch, cosa ti rimane anche a te? Nulla, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti uguali. Sono perso questo drama tra Gaia Bianchi e Lolo Lacustre? Se ci tolgono tutto, non ci rimane niente, quindi i soldi non li facciamo. Siamo uguali, ok? Ciao Gaia, ho visto questo video su una pagina di TikTok e ci tenevo a risponderti ad aggiungere delle piccole cose che non ho detto l'altra volta. Per chi si fosse perso la vicenda, ho lasciato un commento sulla pagina di web o sul social delle foto, dove scrivevo: quando una persona è così povera che l'unica cosa che ha sono i soldi. Su un post che parla... Greve, frate. Mancanza di rispetto allucinante, Lollo, eh? ...di Gaia Bianchi e del fatto che lei affermasse di guadagnare più di un chirurgo e quindi più di 10.000 euro al mese. Quasi ostentando, scusate, nello scorso video ho detto osteggiando... Che non è la stessa cosa. ...il suo lavoro da influencer. Ho fatto anche poi un video sulla questione, principalmente riferendomi ai commenti, ma su questo ci torniamo più tardi perché ci sono delle cose folli che sono successe. Ma in quel video ho mosso una piccola critica a Gaia che le è arrivata, e appunto questa qui è stata la sua risposta, quella... avete appena visto. Quello che dicevo io era sostanzialmente che se lei tolgono la bellezza oppure TikTok rimane senza niente. E giustamente lei ha detto che se a me tolgono i social praticamente rimaniamo sulla stessa barca che... Posso dire, effettivamente, di base Gaia Bianchi non è che ha detto una grossa cavolata, perché se a me, a Gianmarco, a tutti quanti noi, a Marz, Levi Twitch, come li facciamo i soldi? Affondando. Però nello stesso video è Gaia... il suo lavoro, è come se a un operaio levi il suo lavoro, cioè... E affermi anche di non conoscermi. Io non ti conosco, non so minimamente chi tu sia. E proprio per questo ti voglio dire chi sono io, o più che altro, chi ero io prima di essere sui social. Io, al contrario tuo, ho finito le scuole superiori, non ho la terza media, ma ho un diploma di scuola superiore. Attualmente sono iscritto all'Università di Torino, anche se non frequento tanto le lezioni, sono andato anche all'Università di Varese a studiare economia. Durante l'estate scorsa mi sono anche preso un attestato a Cambridge per aver studiato business e imprenditoria e sono uscito con il massimo dei voti. E quest'anno mi hanno anche preso all'Università di Essex a studiare business management in Inghilterra. E se questo non bastasse, mi sono costruito anche un grandissimo curriculum al di fuori dei social. Mi sono preso delle certificazioni di lingua che mi hanno aiutato ad arrivare dove ero... E sti cazzi! Non me ne frega niente dei tuoi titoli. Quanti soldi hai in banca? Arrivato. E quando avevo lasciato la prima università, quella di Varese, sono anche andato a lavorare in Svizzera. E cercatevi qual è uno stipendio medio in Svizzera, poi ditemi se stavo male prima di fare i social. Semplicemente questo lavoro mi appaga di più, ma se me lo dovessero togliere, appunto, torno a fare le cose che facevo prima. Poi è ovvio che guadagno di meno e... Io no, ragazzi, quindi fate la sub, non ho neanche il diploma, ho la terza media. Sicuramente mi piace di più fare questo. Però ho un'istruzione, ho una cultura, e quando faccio riferimento ai valori... Che poi mi dicono che non ho valori. Era anche la cosa che sottolineavo l'altra volta. Mi riferisco sempre al fatto che mettete tutto su un punto di vista economico. Anche la persona che ti aveva difeso nei commenti, che io avevo criticato nello scorso video, come mi ha risposto? Ha risposto mettendo in mezzo i miei genitori a caso, dicendo che non accetta critiche da finti ricchi che vivono con i genitori. Tu sei una bandita come me. Chi è questa adesso? Cioè, ragazzi, ma perché? Cioè, chi è questa qui? Perché giustamente io ho 20 anni, anche se mi sono messo via i soldini, devo andare a vivere da solo per dimostrarti che sono ricco? O più che altro, perché devo dimostrarti che sono ricco? Hai anche scritto che sono un fallito e che se mi mostri il tuo conto in banca io chiudo TikTok. A me non me ne frega un cazzo di quanto guadagni, perché non hai capito nulla del mio punto. Proprio per questo ho scritto: alcune persone sono così povere che l'unica cosa che hanno sono i soldi. Se ti tolgono i soldi non ti rimane niente, a parte un po' di plastica. E questo è quello che ci tenevo a dire. Evitabile, secondo me, però. Mi dispiace che la società stia tendendo esattamente a quello, per questo ho detto le parole che ho detto. E a tutti quelli che nei commenti mi insultano dandomi del vergine o cose di questo tipo, alcune non le posso neanche mostrare per... Ragazzi, basta normalizzare questi insulti a chi si rifà. Cioè, posso dire che alla fine le ragazze che si rifanno tipo le labbra, i zigomi, il naso, cioè... Quindi, c'è la plata, e quindi? Hanno ucciso qualcuno? Ti hanno, non lo so, ucciso la madre per rifarsi? Sparato un piede? Non capisco. Che cosa me ne fotte se uno si rifà? Che mi butterebbero giù il video. Volete un applauso? Adesso vergine è diventata una parola per insultare. Poi vai a vedere il profilo e anche qui sono tutti dodicenni che fanno i finti ricchi e che sbavano dietro a queste influencer. La cosa che mi dispiace di più in assoluto però è vedere così tante persone che difendono questo punto di vista. Ma io sono tranquillo perché so che nel mio piccolo ho fatto il mio. Ho fortunatamente parlato anche con la sua migliore
amica Sofia Crisafulli e io sono disposto a rivalutare questa persona e lo voglio fare però dal vivo. Ma fino a quel momento la mia idea rimarrà la stessa. Ci vediamo in live. Ci sta. Manu, basta leccare il culo a Gaia Bianchi. Sì, sì, sono lo stesso che fino a 2 settimane fa la prendeva per il culo perché aveva detto una cazzata sul Masseo. Quando vi renderete conto che le persone possono avere sia torto che ragione in svariate situazioni e non c'è per forza bisogno di avere un parere unilaterale, sarà un mondo migliore. Io onestamente non... in quello che dice Gaia ti posso dire è fastidioso da ascoltare. Sì, però di base, in maniera molto basic, che voleva intendere Gaia è che se ci levano i social, se ci levano il nostro lavoro, cosa ci rimane? Onestamente parlo per me, a me nulla. Questo lavoro mi ha cambiato la vita e mi ha conoscere voi mi ha letteralmente cambiato la vita. Ovvio che se mi levano voi e i miei social per sentirvi mi cambia tutto. Porca puttana, se la merda potesse cagare non avrebbe un aspetto di merda. Questi che sono i coglioni che si fanno 3 ore di fila per andare senza cazzo di Crispy McBacon a meno che vi danno la carne di topi. Attenzione ragazzi, attenzione. Eccolo! Ho da dirvi una cosa importantissima. In anteprima mondiale vi presento l'espressione della Bulls. Chicago Bulls, avete capito bene? Sono il primo al mondo a mostrarvi questo mio talento. Ok. Ma lo sapevo fare pure io questo da piccolo. Chicago Bulls. Sarebbero le corna del toro dei Chicago Bulls. Ecco qua voi, l'espressione della Chicago Bulls. Perché ogni ruga del mio viso è un vissuto, ogni sorriso è arte, cultura e storia, come il mio vintage. Espressione, sorriso, sembrano come due zinne. Volete chiamarlo, della Chicago Bulls. Ciao. Fatto, questi sono i per te di Gianmarco, stranissimi. No, non ce la faccio, fermiamo qui, non ce la faccio. Hakuna Matata ragazzi, raga, stanno per uscire i nostri panini su Deliveroo. Oggi sono usciti i nostri burger, il ciccio carbonaro, il ciccio pulled pork e il ciccio bacon burger. Allora raga, mangiati ieri, buoni. Come corri? In che senso? Che succede? Non posso dire, non mi metto di tempo. Porco Dio! Ho provato il nuovo... Questo è bellissimo, l'ho portato io in Italia, me ne vanterò per sempre. Sono uno streamer, forse il miglior streamer in Italia attualmente. E... perché mo c'è tipo un edit su Gianmarco con tipo, ehi, sono io il migliore. Dio porco! Che console di merda! Manco si apre lo sportello, va a far mocca a te a mamata! Che cazzo fai? Mi rispetto, tu non sa. Ma Gilbert è impazzito. Tu non conosci il rispetto? Eh? Ma questo è violento, però. Rap futuristico. Rap futuristico. Gli anime di Gianmarco in live. Sull'aborto, ma perché sei contro l'aborto? Lascia liberi di abortire e tu non abortisci, giusto? Beh, mi sembra ragionevole. Ma il problema, il mio punto di vista, da in cui faticate a entrare, che tu non devi è abortire, che l'aborto sia un omicidio. Okay, e allora equivale a dire, va bene, ammazzare. Ma non è un omicidio, non è, il feto non è capace di intendere e di volere, non stai facendo il male a nessuno, credo. Cazzo. Ciao, parliamo di Canon Event, da ragazza cinese cresciuta in Italia, nota anche come IBC, Italian Born Chinese. Iniziamo subito, chi me l'ha chiesto nessuno, mi interessa tanto così. Chin Chun Chang, sinceramente io non conosco nessun cinese che si chiami Chin Chun Chang, ma se vuoi ti presento uno che si chiama Vafan Cool. Non fate i fenomeni. Lo abbiamo fatto tutti da piccolini. Attività di famiglia. Venire costantemente sfruttati nella propria attività di famiglia perché siamo una famiglia. Ma quando si tratta di spartire i soldi, loro sono i genitori ricchi e noi figli deficienti. Negozio cinese. Venire costantemente. Quindi sono sfruttati. Costantemente scambiati per una commessa. Ribadisco che l'unico negozio in cui sono disposta a lavorare è quello di Angelo. Altrimenti non mi dovete. Che è Angelo? Scassarugazzo. Ma tu mangi sempre sushi. No, ma per colazione mangio. Però ti posso dire una roba, se sta roba la fai all'italiana, tipo ma tu mangi sempre pasta, un italiano ti risponderebbe di sì. Lo spesso rancore e persone sfracassa coglioni. K-pop, ma ascolti K-pop. Solo perché io sono asiatica non significa necessariamente che ascolto K-pop, tant'è che i Coldplay stanno in italiani, come il K-pop sta ai cinesi. Non fanno parte nemmeno dello stesso paese, l'unica cosa che li accomuna è il continente. Concludiamo con sei tanto carina per essere cinese. Grazie, ora che hai insultato il mio intero popolo voglio proprio dartela una possibilità. Ciao. Vabbè, è un complimento comunque. Ho già capito.
il ritorno. Assurdo. Lo fanno troppo bene, ma come fanno? How? Credo di sapere perché c'è l'occhio rosso. Ah, ok, è lei, ok. Il mito in casa, voglio essere io. No, questo non l'ho detto. L'ha detto. Poi mi esprimerò. Sì, ma non lo so, è che non guardo molto Instagram. Infatti anche il rosso ci ho messo un po' a parlarci. Perché lo uso pochissimo. Oh. Porco Dio! No, scusate, mi sono spaventato. Dio no, cane! No, puoi bestemmiare, non c'è problema. No, scusate, no, ma... No, Gilbert non voleva sentirla.